Benvenuti a Vivi in Bellezza. Quest'oggi sono venuta a trovare il professore Vincenzo Del Gaudio, specialista in chirurgia plastica ed estetica. Ben ritrovato, professore. Anche a lei, ben trovato. Le piace vestita allora? Così? Sì. Mi sono vestita apposta perché siamo... come il luogo pretende. Esatto, siamo nel suo regno, ovvero in una sala operatoria. Ecco, intanto dove ci troviamo? In quale sala operatoria? Io ho appena finito di operare, da poco. Sono qui alla Villa Donatello dei Sargeri, che è la casa di cura dove io lavoro. Ecco, quindi lei lavora qui e ha appena finito di operare. Che tipo di operazione? Oggi abbiamo fatto un intervento multiplo, un intervento doppio, piuttosto lunghino, un'addominoplastica di estetica, un'addominoplastica estetica e una mastopessi, cioè uno di quegli interventi di cui qualche volta abbiamo parlato, con inserimento di protesi. Quindi abbiamo sistemato la silhouette a una bella signora, sistemando il seno e l'addome e la pancina. Ecco, ma mi spieghi un attimo questo ambiente, come funziona? Noi di solito... Allora, questa è la classica sala operatoria, ovviamente ora ci sarà da risterilizzarla, ripulirla per l'intervento di domani. È una normalissima sala operatoria, come sono il nostro lavoro artigianale. È un lavoro di precisione, però richiede che tutte le cose siano a posto e che tutto sia come deve essere, ad agio del chirurgo e dell'anestesista. Tipo? Siamo andato. Questo è l'apparecchio d'anestesia, tipico apparecchio d'anestesia, dove in questi monitor sono monitorizzate tutte, quindi visibili, tutte le funzioni vitali del paziente. Pressione, battito cardiaco, ossigenazione del sangue, eccetera, eccetera. Questo è un classico pallone da respirazione artificiale, respirazione forzata. Qui questo è quello che sostituisce l'uomo in maniera ancora più perfetta, perché qui il paziente è completamente sorvegliato in qualunque momento durante la fase di anestesia, durante la fase di induzione, durante la fase dell'anestesia vera e propria e durante il risveglio. Quindi si possono fare più interventi insieme? Si possono fare più interventi insieme, li abbiamo fatti ed è, direi, abbastanza frequente fare due interventi insieme, perché conviene. Una volta lo stress chirurgico è uno solo, l'ingresso in sala operatoria è unico, per cui in effetti può avere il suo significato. Fare poi io questo. Vedo dietro tante scatoline, tanti... Questi sono semplicemente i farmaci, farmaci di maggior utilizzo da parte dell'anestesista e i fili di sutura. Guardi lì quanti. Tutti però... scatoline dei fili di sutura che servono appunto a suturare. Ecco. Fare il nostro mestiere. Persone ci sono quando lei opera? Durante l'intervento chirurgico, in base al tipo di intervento, se l'intervento è piccolo, ci sono due infermieri, una ferrista e un altro infermiere fuori sala, cioè libero di girare, di servire, di prendere quello che serve. Poi il chirurgo, l'aiuto e l'anestesista. Ma lei non ha mai paura di sbagliare, per esempio, oppure la tensione? Ecco, mi sono sempre chiesta che cosa prova un chirurgo. Come no, la paura di sbagliare c'è, nel senso che devi fare molta attenzione. Diceva il mio maestro, mi ricordo sempre, che si sbagliano gli interventi facili. Si sbagliano gli interventi che hai fatto migliaia di volte perché forse stai meno attento. E dove sei più attento sbagli meno perché sei più sotto tensione. Può capitare di sbagliare, però dovremmo cercare di farlo sempre meno. Certo, quindi un po' di tensione c'è. Ecco, la tensione c'è, ma è smussata dalla goliardia della fase della sala operatoria, dove tutti raccontano le storie. Ah, ma è vero. Poi, allora questa cosa che, insomma, anche quando uno opera però si parla e si raccontano barzellette, si fa di tutto. No, si scherza e si gioca, con l'anestesista sono ottimi raccontatori di barzellette. E poi magari una volta noi veniamo con le telecamere mentre vuoi raccontare anche un po' di barzellette, così. No, perché a volte noi abbiamo paura, arriviamo sempre sdraiati, no? Vediamo questa sala operatoria grande con le luci, un po' di tensione e poi ci si addormenta. Io dico addormentare, ma poi insomma con l'anestesia. Invece intorno non è che sia una cosa così traumatica. L'importante è che vengono rispettati i canoni necessari perché una sala operatoria possa definirsi tale. Questa è la cosa più importante. E poi la professionalità del personale. Il personale deve essere altamente professionale, tutti devono sapere quello che devono fare, i tempi devono essere ristretti, i tempi morti il meno possibile.
E poi è una cosa importante, non dimentichiamo che oggi abbiamo usato un apparecchio, questo apparecchio perché abbiamo fatto una lunga anestesia generale, ma la maggior parte degli interventi nostri di chirurgia estetica sono interventi di anestesia locale, con sedazione, quindi noi a volte coinvolgiamo il paziente o la paziente, la coinvolgiamo nelle nostre chiacchierate. Quindi è importante che lei collabori, certo, con noi e che ci faccia stare allegri. Anche lei, insomma, anche la paziente o il paziente può interagire, ovvero parlare, certo, quindi non c'è nessun problema. Dove l'interazione con la paziente è basilare, tipo il lifting, per esempio, no? Sì. Il ringiovanimento del volto. Io amo fare il ringiovanimento del volto in anestesia locale. Si fa, anzi, lo auspico. Perché? Perché la paziente mi collabora, il paziente mi collabora, gli dico apri la bocca, chiudi la bocca, gira di qua, gira di là. E questo è importante per noi, per vedere come sarà poi l'espressione nella vita di relazione, nella vita normale, quando la paziente si sarà alzata, si sarà andata nel suo ufficio, andata a lavorare, per noi è basilare. Chiaro che per fare un intervento, per subire un intervento in anestesia locale, ci vuole tranquillità, calma, pazienti sereni. Certo, no, se uno è super agitato, se uno è super agitato, no, diventa problematico, difficile per noi. Quello professore, neanche dal dentista, se uno è super agitato, cioè proprio se da nessuna parte. Se uno è super agitato neanche dal dentista, sicuramente. Quanti tipi di interventi si possono fare in una giornata? Quanti ne può sostenere, professore? Quanti? Dipende dalla forza fisica. Dipende dallo stress che tu, chirurgo, accumuli. Ma noi siamo abituati a fare anche 2-3 interventi in una giornata, magari scegliendo quelli meno stressanti da mettere insieme. E poi io sono abituato a partire sempre dall'intervento più difficile. Si parte sempre dall'intervento più difficile, cioè non è come nelle barzellette o nei proverbi che in cauda veleno, ma in coda no. Prima si fanno gli interventi difficili, poi sempre più facili. Poi sempre quelli più facili. Un altro importante concetto è fare sempre prima gli interventi cosiddetti puliti. Che vuol dire puliti? Dove la dispersione dei germi sia minima. Quindi interventi lontani dalla bocca, lontani dal naso. Il naso, per esempio, la rinoplastica, sia estetica sia la rinosettoplastica, sono interventi che noi definiamo sporchi, cioè che la sterilità non è assolutamente mai totale, perché il naso è una delle parti più sporche, che passa l'aria, certo, è vero, la bocca, no? Avete mai visto fare dal dentista la disinfezione della bocca prima di un intervento? Chi è andato dal dentista sa perfettamente che si fa l'anestesia e si inizia l'intervento. Se uno ha una normale capacità di difesa dai germi, nessun problema, assolutamente nessun problema. Si può fare un antibiotici per via sistemica, per via generale, a scopo preventivo, può avere un suo significato. Il naso si disinfetta, però io credo sempre molto poco a questa disinfezione del naso, perché la parte aperta, certo, del naso è come la bocca, quindi completamente piena di germi. Ecco, professore, abbiamo parlato un po' anche di operazioni, magari dopo ci racconta che cosa ha fatto, ma adesso vediamo le interviste. Tu sai che cos'è la mastopessi? No. Lei sa che cos'è la mastopessi? No. E l'addominoplastica? Nemmeno. Mastopessi? No. E l'addominoplastica? Qualcosa relativa alla plastica, magari a qualche intervento estetico, suppongo, ma non lo so. La mastopessi? No. E l'addominoplastica? Sì. E cos'è la mastopessi? No, mi dispiace. E l'addominoplastica? No, penso sia cose di interventi chirurgici, però non ho idea. Beh, ha visto, professore, questi termini, insomma, non sono molto conosciuti, eh? Noi ci siamo qui apposta. Siamo qui apposta proprio per cercare di spiegare. Io adesso mi libero. Sì, liberiamoci da... ci siamo qui apposta per spiegare in maniera semplice, corretta, lineare, tranquilla e più chiara possibile ai nostri pazienti quello che vogliono dire queste strane parole, mastoplessi, mastoplastica, eccetera, eccetera. Questo mi sembra il percorso più semplice e più corretto che debba fare un professionista come noi, che faccia questo tipo di mestiere. Certo, anche perché se una persona viene e chiede io vorrei la mastopessi e poi intende l'addominoplastica, insomma, no, ma è un po' complicato. Può succedere a volte, perché c'è talmente tanta cattiva informazione e quindi i poveri pazienti recepiscono anche, poverini,
non per colpa loro, recepiscono anche queste informazioni sbagliate e te la riversano, tu capisci che è sbagliata. Io lo vedo anche dalle mail che mi arrivano sul sito, dalle mail, il botulino che gonfia, sembra, sento le cose più il botulino che gonfia, sì, è quella, sì. Non faccio il lifting perché per la maggiore non faccio il lifting perché ho visto le mie amiche tutte gonfie lì, ma allora che c'entra gonfiare con il lifting? Comunque, vabbè, sì, queste sono un po', sì, è vero, sono le vecchie leggende metropolitane che circolano intorno alla chirurgia estetica. Il problema è che probabilmente di chirurgia estetica se ne parla troppo. Ecco, ora è noi, a sproposito. È vero. E infatti siamo qua anche apposta per fare chiarezza. Giusto, lei ci dà sempre dei preziosi consigli che ogni tanto, insomma, anche i nostri ascoltatori ci chiedono, anzi dicono: ah, io non sapevo quella cosa. E invece adesso la so, e sono anche perché, insomma, sono termini che non si usano sempre, no? Quindi, insomma, noi cerchiamo di fare luce. Ma adesso noi ci siamo spostati dalla sala operatoria in questa stanza. Ecco, che cosa avviene in questa stanza? Soprattutto, che cosa avviene dopo che uno ha fatto una addominoplastica come ha fatto questa stanza adesso? È la stanza in cui si fa la parte più burocratica, la parte altrettanto importante, nel senso che viene compilata definitivamente la cartella clinica, viene compilato il registro operatorio, quindi si fa la descrizione accurata e minuziosa di quello che è avvenuto in sala operatoria, della tecnica che si sono usate, si allibrano nel caso che avessimo fatto la mastoplastica additiva, che abbiamo usato delle protesi, si scrivono il tipo di protesi, la grossezza, la marca, eccetera, eccetera. Perché adesso, come forse non sanno i nostri telespettatori, forse neanche lei, oggi c'è la tracciabilità, è necessaria la tracciabilità della protesi. Cioè, legge dello Stato, bisogna che la protesi sia, riversata su carta. Sì, in effetti. Quindi, è anche giusto. Ed è giusto, perché è vero che le protesi del seno sono, garantite a vita, lo sono in realtà, però può sempre succedere una rottura, una cosa, bisogna arrivare sempre a risalire al tipo di protesi che la persona, che la signora o signorina ha nel suo corpo. Ecco, quindi, a proposito di protesi. Attenzione sempre, occhio quando andate a operarvi in un posto dove non vi danno poi la tracciabilità della protesi. Ecco, appunto, è importante per cosa, professore? È importante perché quando si ha un corpo estraneo si deve sapere che tipo di corpo estraneo c'è. Molto semplice. E la provenienza? Io ho letto mesi fa di un riciclo di protesi. Esiste, è vero? Ho una notizia buffa. Tipo che venivano prese da qualcuno e poi messe a altri. No. Tipo, tipo bufale. Questa è un'altra leggenda. Questa è un'altra leggenda. Questa è proprio una sciocchezza. Sì, ecco, quindi non esiste, no? Perché su internet c'era questa. E ho letto, ho detto, glielo devo chiedere al professore. Quindi non esiste. Quindi no, la tracciabilità comunque serve per garantirci. Qua. Vedi, questo è fatto apposta, nome, cognome, e si scrive tutti i dati necessari. Questo è quello che avviene. E se uno non ha fatto la mastoplastica additiva e ha fatto una addominoplastica, che cosa scrive? Il tipo di intervento, la tecnica usata, ovviamente non ci sono protesi, non ci sono mezzi protesici, per cui non ci sarà tracciabilità di niente se non delle mie mani. La tracciabilità mia. E per quello si tratta, io esisto, quindi. E queste cose che vengono scritte rimangono a lei, rimangono alla paziente? No, rimangono alla casa di cura, dei sargeri, rimangono alla casa di cura. Se il paziente vuole una copia, la chiede, lo ottiene. Ah, quindi noi si può richiedere, noi come pazienti possiamo richiedere le copie e avere la nostra a casa. Ecco. Molte volte a memoria di quello che si è fatto. Molte volte invece non vengono richieste, oppure non vengono date. In alcuni casi non vengono richieste, cioè si deve instaurare, insomma, voglio dire, è vero che siamo tutti sotto la spada di Damocle, ma un rapporto di amicizia e di fiducia. Di fiducia e di empatia col paziente, sennò diventa veramente troppo americano, troppo americaneggiante, non va bene. Secondo me il rapporto deve essere un rapporto sereno, serio, meditato, metabolizzato, ma deve essere un rapporto di fiducia. Con il chirurgo si bisogna essere. È un atto di fede che si fa. Sì, è vero. Non si deve girare tanti chirurghi, se ne uno, due, tre, poi si va da quello di cui si sentiva parlare meglio, si va da quello che ha un curriculum più nutrito, sezione curriculum, che molte volte non sono veritieri. Tanto in Italia è così, si può scrivere quello che vogliamo.
a differenza dei paesi anglosassoni dove se scrivi un curriculum sbagliato la mattina dopo vai a spazzare le scale del tuo studio. Giusto. Ecco, è necessario che si crei questo, veramente questa atmosfera di simpatia e di fiducia fra chirurgo e paziente, perché il chirurgo seguirà la paziente non soltanto fino a questo punto, cioè finché scrive il referto operatorio, ma seguirà settimane, per mesi, per anni. Certo, se uno ha anche deve fare un controllo, un problema, oppure anni. Anche solo per dire voglio controllarmi, che se uno si è fatto il seno oppure la pancia o qualsiasi tipo di intervento, anche un lifting. Dobbiamo essere a disposizione delle nostre pazienti per tanto tempo. E per far questo ci vuole un rapporto fiduciario. Non devi aver paura di andare a parlare col tuo chirurgo dopo 6 mesi. No. Chiaro, non si deve neanche esagerare, nel senso che molto dipende dalle insicurezze, capire le insicurezze soprattutto del sesso femminile subito dopo l'intervento. C'è questo momento di ansia, di ma come sarò venuto, questa voglia di vedersi, di guardarsi, rasserenare, tranquillizzare, che tutto si sgonfia, che tutto torna a posto, una settimana, 10 giorni, 2 ore, dipende dal tipo di intervento, ma senza fiducia. Il chirurgo deve essere anche un po' lo psicologo. Molte volte sì, deve essere lo psicologo, perché bisogna sapere anche dire di no, insomma, che quello è il difficile, bisogna credo. Dire di no, perché ci sono tanti problemi a dire sempre sì, no? In tutti i campi, vero? Quello è vero. Bisogna sapere dire di no. Se non vedi, se tu non ravvisi, tu parlo di chirurgo, certo. Non ravvisi un serio, un reale margine di miglioramento nel problema che ti pone, dico la paziente perché spesso questo è femminile, che ti pone la paziente, non devi operare, devi saper dire un garbato no, oppure in casi più delicati devi saper procrastinare, dire che lo farai fra qualche mese, l'anno prossimo, ora sei troppo giovane, ora aspetta, non è il momento, c'è il sole, c'è la luna, c'è il vento. Insomma, uno deve trovare degli escamotage per far capire, perché che, insomma, di rallentare un attimo questa ansia. Quanti segreti gli sto svelando? Vero? Queste 3 o 4 persone che ci stanno ascoltando. Però ci fa anche riflettere, perché a volte esistono, ma tutti noi, magari in un periodo che una è più insicura, certo. O si è divorziato, è stata lasciata, perché poi sono sempre pentono, poi dice me ne sono pentita perché mi sono intanto innamorata di un altro che non gliene importa niente, no? Ecco, e magari uno deve capire anche magari il momento, infatti, ci sono un i momenti. Buon studio di chirurgia plastica, di chirurgia estetica dovrebbe avere uno psicologo. Questo io è un'ottima idea. È un personaggio molto importante, una dottoressa che mi fa da assistente e mi aiuta proprio in questi casi, cioè cercare di capire le motivazioni, cercare di capire le cose, perché bisogna operare la gente convinta, soprattutto chi lavora con me deve saper sdrammatizzare il problema, cioè tranquillizzare, esporre la realtà, cioè spiegare quali sono le difficoltà, spiegare se ci sono le controindicazioni, ci sono quasi sempre, spiegare i rischi. Comunque sono operazioni, ma ci sono, bassissimi, quasi zero, ma esistono, almeno teoricamente. Ma sapere drammatizzare, capire, è quella famosa empatia, quella famosa simpatia che tu devi trovare andando dal chirurgo e a una famiglia ti devi affidare. Non è la tua famiglia, è un'altra famiglia che ti tratta come una di famiglia. Ecco, ci vuole un pool, ci vuole, come dire, la figura del chirurgo da solo, il vecchio chirurgo che ha il sapere nelle mani e il sapere nella mente e la totalità e la capacità nelle mani totipotente è passata di moda. Oggi il lavoro è fatto d'equipe. Oggi è un lavoro d'equipe, è un lavoro che devi saper delegare molte cose, che tutti devono essere chiari, veritieri, tu devi sapere soltanto lavorare con le mani. Questa è la cosa importante che si vede anche. Quindi lo staff è fondamentale, l'equipe è fondamentale, noi ci si affida a un'equipe. Io, grazie a Dio, ho un'equipe, abbiamo un'equipe, abbiamo un'associazione, un gruppo di persone che mi fa stare tranquillo.
Giustamente, anche a noi, certo. Io devo essere non tranquillo solo il tavolo operatorio, il resto devi fidare liscio come loro. Ecco, ma se una persona volesse anche comunque saperne di più degli argomenti che uno ha trattato, sul sito, ecco, o mi telefona, o viene a parlare con me, chiama, o chiede un appuntamento. Noi. Però il sito, ricordiamo che è vincenzodelgaudio.com, giusto? Che tra l'altro ci sono insomma un sacco di domande, risposte utili, perché a tante volte uno ha degli argomenti, abbiamo parlato magari adesso così di addominoplastica, di mastoplastica, dice ma cos'è che hanno detto, e vanno a vedere e si informano. Sul suo sito c'è scritto tutto, e tra l'altro è fatto anche molto bene, poi mi ha detto anche che insomma che sta facendo, lo sta rinnovando un po'. No, ormai l'ho rinnovato da poco, già pronto da qualche tempo. Ecco, ci sono anche i video, giusto? Ci si vede. Sono tante belle cose. Io ho visto, vado a vedere sul video ci le cose. Ci sono tante belle cose, certo. Bene, insomma, mi piace. E io la ringrazio, il professor Vincenzo Delgaudio, specialista in chirurgia plastica ed estetica, sempre preziosi i suoi consigli. Io ormai la seguo, vengo a chiedere cosa fa, cosa non fa, sono sempre alla ricerca, ma soprattutto domando anche alle persone che cosa pensano, perché è importante dare dei messaggi giusti, perché con la chirurgia ancora oggi, come ha visto, si fa confusione. Sì. Grazie professore, e adesso Tropos. Ciao Matilde, grazie per la linea. Anche quest'anno in Tropos è arrivato il mese dell'amore. Ma ci vuole San Valentino per ricordarci il piacere di amare ed essere amati? Quando si ama, il cervello produce sostanze che sprigionano nell'organismo un senso di euforia e di appagamento, che a volte percepiamo anche mangiando carboidrati, dolci e cioccolata. Con Tropos è facile innamorarsi, perché il corpo risponde al movimento riproducendo le stesse sostanze. Ecco di che cosa si parla quando si pronuncia la famosa frase: raggiungere il benessere psicofisico. Muoviti e scopri subito che tutto ciò di cui hai bisogno è già dentro di te. Per fare l'amore occorre energia e vitalità, anche quando siamo giovani, figurarsi nel passare degli anni, quando i cambiamenti del sistema neurovegetativo in ogni singola persona comportano l'assopimento di ogni desiderio. Il nostro lavoro è motivarti ad assumere l'attività fisica come un farmaco energizzante, disintossicante, rilassante e riequilibrante. Tropos nel mese dell'amore ti offre l'opportunità di acquistare una Tropos Card per due. Potrai condividere con chi ami momenti emozionanti, allenarsi in compagnia alza il livello di motivazione e migliora l'autostima, dando lo scopo a frequentare le sedute in una delle nostre aree. Acqua. Palestra. Equaposturale Pilates. Beauty olistico e spa. Adesso metti in agenda gli appuntamenti dedicati al benessere in compagnia. Parte il gioco una card per due. Lo staff ti consegna una Tropos card numerata. Tu devi trovare nel club la persona con lo stesso numero di card. Quando vi trovate, ricevete subito il regalo 10 ingressi in una delle aree a tua scelta.
Oppure, se desideri approfondire nello specifico alcune delle tue esigenze di allenamento, puoi scegliere in regalo 5 sedute negli orari delle mini class. La tua consulente ti guiderà nell'utilizzare queste opportunità per raggiungere il risultato che desideri. Con Tropos è facile innamorarsi. Grazie, siamo arrivati alla fine e voglio ricordarvi i nostri contatti, ovvero scrivete a vivinbellezza@rtv38.com oppure chiamatelo 055 91 38 207. Grazie, arrivederci a tutti e ricordate che la bellezza parte da dentro. Alla prossima!